Su Videocittà insieme a Davide Mazzanti, coach della Nazionale. In occasione di un impegno così importante, quale appunto la doppia collegiale a Lanciano e in vista della Volleyball Nations League, c'è un passaggio fondamentale che ha sottolineato nel corso della conferenza, ossia per fare squadra occorre prendersi cura delle persone. Lanciano è pronta ad accogliere la Nazionale, le vostre ragazze e lo staff tecnico. Quali sono le sensazioni in vista di un'occasione così importante e sentita? Ma credo che la cosa più bella è che, essendo una prima volta, c'è un'emozione legata a un evento eccezionale e al fatto che comunque la maglia della Nazionale porta con sé un senso di appartenenza già per quello che rappresenta. E quindi credo che questo mix di evento eccezionale, di calore che c'è attorno alla maglia, ci faccia sentire accolti nel migliore dei modi in questo in questo territorio che è nuovo per tanti e quindi sarà bello anche il fatto non solo sentire il calore della gente, ma anche lo scoprire un territorio che credo che sia sconosciuto per molte delle ragazze e per molti dei ragazzi dello staff. Il 30 maggio l'esordio contro la Thailandia, in una competizione che conoscete, nella quale avete ottenuto anche un discreto risultato. Come ci si prepara in vista di un impegno così sentito? Ma in questo momento la cosa più importante è rimettere le ragazze in condizione, perché vengono da una stagione lunghissima e stressante, quindi diciamo che la cosa più difficile adesso è programmare sia i riposi sia il recupero fisico e mentale e restare comunque competitivi. Quindi credo che la parte più difficile di questo periodo sia proprio questa, il fatto di dover bilanciare queste due cose e di non poter in questo momento magari spingere al massimo come si fa in altri momenti.